sbagliano e feriscono l'aria e fanno vibrare le ombre delle ragnatele che scendono negli angoli bui di quell'antico casolare. Immagino armenti in movimento nelle trazzere polverose, suoni di campanelle, velardi e agnelli che attendono ansiosi e miranti le loro madri. Immaginando questa scena gioiosa che ho visto tante volte e ogni volta mi ha fatto vibrare il cuore e l'anima, quella quiete luminosa e misteriosa, guardo il mare. Nubi che si rincorrono e intrecciano figure arcane e si inseguono veloci nel cielo novembrino, mentre raggi di sole si affacciano e baciano la mia pelle come lame infuocate. Navi all'orizzonte nel mare africano, come formiche percorrono i sentieri e le rotte degli antichi naviganti, vanno inesorabilmente verso il loro destino. Ancora poche ore poi andrò via verso il sud del mondo, tra Beersheba e Ashdod, per ritrovare ambra nel deserto e sabbia sponde simili a quelle che lascio in questi amati luoghi di